Revolution, Maurizio Borri. Quarto match. Maurizio Borri della Revolution all'angolo blu contro Matteo la Cariani. Matteo Cariani della Boxing Arcesi Team. Questi ragazzi sono sui 60 kg. Vediamo che Matteo Borri è un elite seconda serie, mentre Matteo Cariani è un ragazzo youth, è un pugile youth. In questo caso si scontrano un elite seconda serie contro uno youth. Il peso è dei 60 kg. Arbitra l'incontro il signor Boccanera. Siamo pronti per il primo round. Primo round. Parte molto molto forte Cariani in avanti, a due mani. Borri si copre bene, esce lateralmente. Ha portato una discreta quantità di colpi sotto Matteo Cariani. Adesso sta un po' aspettando anche l'azione dell'avversario, ma dalla corta distanza ha dimostrato di avere buone combinazioni. Borri si è un attimo lasciato sorprendere, ma adesso sta riprendendo in mano il suo match. E il match sta diventando più interessante. Sono entrambi guardia mancina, con il sinistro avanti. Cariani con le braccia larghe. Adesso comunque entra, ma e poi rimane lì con le braccia basse, e Borri con un semplicissimo 1-2 l'ha preso in pieno. Vediamo che comunque sia stanno entrambi scambiando bene anche dalla cortissima distanza. Bene anche sotto, ma vola il paradenti di Cariani, penso. Eh sì. Ancora sotto Cariani. Borri ben chiuso. Essere chiusi è una buonissima cosa. Chiaramente la cosa preferibile sarebbe quella di bloccare e replicare immediatamente, perché nel momento stesso in cui si riesce a bloccare un colpo dell'avversario, siamo sicuri che l'avversario si trova proprio lì, a portata dei nostri colpi. Quindi Borri dovrebbe maggiormente sfruttare questa iniziativa di Cariani. Cambia adesso guardia Cariani. Prova un destro-sinistro con il destro in avanti. Ora testa bassa e 1-2 per Cariani. Fine del primo round. Finisce il primo round. Muori i secondi, è la seconda ripresa. Sta per iniziare la seconda ripresa. Cariani contro Borri. Revolution contro Arcesi Boxing Team.
entrambi al centro ring, poca iniziativa da parte di tutti e due, colpi che vengono portati un po' troppo da lontano adesso per Borri, che prova delle combinazioni ma dalla lunghissima distanza, da una distanza che non gli consente proprio di arrivare a bersaglio. Adesso bello il destro di Cariani, che arriva, lo centra con un bel diretto destro d'incontro. Bene ancora Cariani con buone combinazioni dalla cortissima distanza. Gancio destro di Cariani, ma si scaglia sul guantone di Borri, che è chiuso proprio a testuggine. Chiusura ermetica per Borri, che dovrebbe appunto sfruttare un po' di più questa iniziativa del suo avversario, ma vediamo che lo fa andando in avanti, prendendo lui stesso l'iniziativa. Schiva bene adesso Cariani, rischiando un pochino perché rischia appunto con le mani basse, schivata pericolosa, ma gli è andata bene. Adesso continua con questo montante, prova a piazzarlo al fegato del suo avversario, ma Borri è veramente chiuso in maniera stagna quasi. Prova ad andare avanti Borri. Cariani si muove bene sulle gambe, esce in maniera pulita lateralmente e rientra con un diretto sinistro e un diretto destro, poco incisivi ma comunque sia. Sta portando più colpi rispetto a Borri. Dall'angolo adesso di Borri proprio c'è il maestro che dice di andare avanti, di andare un po' più vicino, perché appunto Borri sta portando dei colpi un po' troppo da lontano. Fine della seconda. Finisce ripresa. Anche la seconda ripresa. Ricordiamo che questi due ragazzi pesano 60 kg, Matteo Cariani è uno youth, mentre Maurizio Borri è un elite seconda serie. Quindi un po' più grande rispetto al suo avversario. Fuori i secondi, è la terza ed ultima ripresa. Terza ripresa. Terza ed ultima ripresa. In avanti Cariani a due mani anche sotto, Borri adesso sta portando qualche colpo in avanzamento, ma a mio avviso più preciso Cariani. Schiva bene adesso Cariani, bel destro da lontano. Si lascia sorprendere adesso da questi due sinistri di Borri. Ogni tanto prova a cambiare guardia Cariani, ma torna subito nella sua guardia con il sinistro avanti. Fuori misura adesso Cariani, da lontano, le braccia iniziano a pesare, cade di nuovo il paradenti a Cariani.
Adesso abbassa un po' troppo la testa Borri, viene richiamato infatti dall'arbitro che comunque sia, non lo richiama perché il match è andato molto bene finora, nessuno dei due è stato scorretto con, né con i colpi né appunto con la testa bassa. Ottimo scatto da parte di Borri che a due mani si mette davanti al suo avversario colpendo sotto. Cariani dovrebbe velocemente uscire dall'angolo, ecco, infatti esce, riprende un po' di fiato e ci riprova. Bellissimo scatto di Borri, dimostra di avere delle qualità che non ha proprio palesato durante tutto il match. Ora prova a chiudere in bellezza Borri, vediamo se questo scatto finale gli consente di portarsi a casa il match, ma non penso perché è stato molto più continuativo, molto più costante Cariani, per cui il match dovrebbe essere vinto da lui, vediamo. Siamo al verdetto, vince ai punti l'angolo rosso Maurizio Borri, vince punti Borri. Sto collezionando risultati sbagliati, a mio avviso il match non era andato così, ragazzi. Comunque vince Maurizio Borri.